Il Méry chiude con una sconfitta il girone di andata, perdendo sul terreno amico con il minimo scarto il match contro la terza forza del torneo, il CUS Palermo. Un KO, il terzo in campionato, secondo davanti ai propri sostenitori, che di fatto non consente all'11 guidato da Cataldi di agganciare in classifica proprio la formazione palermitana. Un match che si accende dopo 7 minuti quando il CUS sfiora già il vantaggio con Lentini, che da due passi spreca tutto tirando addosso a Munafò. I padroni di casa non stanno a guardare al 35esimo, una conclusione dal limite dell'area di Ruggeri non inquadra la porta per questioni di centimetri. Nella ripresa la formazione palermitana torna nuovamente a farsi sotto. In apertura il solito Lentini calcia da fuori area con Munafò che in tuffo blocca la conclusione dell'attaccante. Il Méry prova a rispondere, per due volte l'11 di casa va al tiro con Scolaro e Ruggeri, ma le loro conclusioni non sortiscono l'effetto sperato. Sul ribaltamento di fronte però è il CUS Palermo a sfiorare il gol del vantaggio, prima con una conclusione dalla distanza di Di Franco che impegna severamente Munafò e poi con un tiro ravvicinato di Vitale che costringe l'estremo meriense a rifugiarsi in angolo. È proprio dal corner che ne segue gli ospiti passano in vantaggio con Lentini, lesto a sbrogliare una mischia in aria e da due passi battere Munafò per la rete che vale di fatto l'1-0 palermitano. Possono dunque far esplodere tutta la loro gioia i ragazzi guidati da Aprile, bravi a trovare con Lentini al minuto 76 il gol che vale la vittoria. Nei minuti finali poi il Méry tenta il tutto per evitare la sconfitta, ma le conclusioni operate da Ruggeri e Impalà non inquadrano lo specchio della porta. Lo 0-1 finale consegna dunque al CUS Palermo la decima vittoria, terza consecutiva in campionato e il 31esimo punto in classifica che proietta i palermitani al terzo posto solitario.